Oggi 27 agosto presso il locale di Papardò nel lungomare, nella scogliera del Golfo di Gaeta, precisamente nel Papardò, abbiamo la professoressa Rossana Esposito, professoressa dell'Università Federico II, alla quale chiediamo, da parte della radio antenna che trasmetterà, e Basso Lazio il blog, da poco sorto, che cosa considera questa giornata, giornata in cui vengono presentati i libri dell'autore, dirigente scolastico Grazio Setto Michele, del liceo scientifico di Scauri. Che cosa in pratica considera questo incontro di presentazione, come un reading critico o semplicemente una lettura gradevole, piacevole per il pubblico presente? Ecco, io volevo sottolineare soprattutto la differenza che c'è tra una semplice lettura di poesie, quindi i reading che oggi vanno tanto di moda, e invece una lettura critica e interpretativa dei testi poetici. Stasera cercheremo di fare questo tipo di lettura, cioè un'analisi critica per interpretare i simboli presenti nelle poesie di Michele Graziosetto, simboli soprattutto marini, simboli che riguardano il nostro paesaggio, il paesaggio del mare tirrenico, e che anche si rifanno al mito, sempre ai miti del nostro territorio, che è appunto la Riviera d'Ouste.